prezzi stracciati. Nel 2010 in tutta la regione Campania sono state denunciate o in stato di arresto 60 persone per usura, 600 per estorsione. Rispetto al numero delle denunce però i reati compiuti sono superiori. È tempo di bilanci per il movimento anti-racket della Campania. Il commissario Franco Malvano ha convocato il coordinamento regionale per le iniziative anti-racket ed anti-usura, invitando i 5 rappresentanti delle prefetture e le associazioni iscritte all'albo impegnate nel campo della prevenzione di reati come le estorsione. Presente al tavolo anche la federazione FAI di Tano Grasso e Silvana Fucito. Obiettivo del tavolo la condivisione delle strategie da mettere in campo per contrastare sempre più il fenomeno del racket e dell'usura. Da Franco Malvano la proposta di facilitare i meccanismi di accesso al credito bancario per aiutare le vittime degli usurai. Sì, diciamo che è un percorso che per la sensibilità del Presidente Caldoro è iniziato l'anno scorso. C'è stata prima la nomina della mia persona, quindi mi è stato affidato l'incarico di coordinare le attività anti-racket e anti-usura, anche grazie alle pregresse esperienze che dagli anni 70 ho avuto nella specifica materia. Dirigevo la commissione, la sezione della squadra mobile anti-racket e anti-usura nel 1977, quindi qualche anno fa. E poi da quest'ora ho acquisito ulteriori esperienze. Dopo la nomina del commissario, il secondo passaggio è stato quello di nominare i membri del coordinamento. Il coordinamento è un organo che affianca il commissario. Il coordinamento è composto dai più rappresentativi eletti dalle associazioni che operano sul territorio della Regione Campania e tre dirigenti di tre settori, di tre assessorati, sviluppo, politiche sociali e sicurezza, quindi è un qualificato consesso che può dare collaborazione per le iniziative sul territorio.